Salve a tutti ragazzi e benvenuti in Crash Bandicoot Files, una rubrica in cui analizzeremo i vari personaggi, scagnozzi e bestiario della serie di Crash Bandicoot. Come sempre, io sono Danico94 del Crash Bandicoot Zone. Questa serie di video si basa sugli articoli dell'Enciclopedia Bandicoot, che potete trovare sul sito crashzone.forumcommunity.net, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Il personaggio di oggi è Grumbler. Grumbler è uno dei servitori di Mr. Crumb ed il primo boss di Crash Bandicoot 99X. Grumbler è una mummia in pantofole, ed essendo una mummia è molto lenta e molto pesante. Tuttavia, una volta catturata la sua preda, non c'è scampo per lei. Il suo attacco principale in Crash 99X è un potente calcio dato con la gamba destra. La mummia si ispira a Gossamer, un mostruoso personaggio dei Looney Tunes. Grumbler appare poi in Crash on the Run, aggiunto come scagnozzo nella sesta stagione La dimensione delle urla di Mr. Crumb. Qui attacca inviando cloni più piccoli di se stesso che corrono verso Crash e Coco. Il team di sviluppo ha sempre visto Grumbler come un personaggio che in realtà cerca di avere amici, ma il suo aspetto e la sua forza nell'abbracciare le persone, ovvero stringerle a morte, non gli consente di avere amicizie. Tramite la concept art di George Fergan possiamo vedere che Grumbler è una mummia con gli occhi gialli, che indossa delle pantofole azzurre. Tra le pieghe delle sue bende possiamo vedere la sua pelle di un colore molto scuro, che va tra il nero, il verde ed il rosa. L'aspetto originale di Grumbler in Crash 99X è questo qui. Tramite sprite, la traduzione di alcuni particolari è andata persa. In Crash on the Run, invece, Grumbler è basato sull'aspetto delle concept di George Fergan, dandogli ancora di più un tono cartoon e molto più dettagliato. La fisionomia del suo corpo è più larga, la pelle sotto le bende è viola e ha gli occhi di un giallo lucente. Ha un lembo di benda che gli spunta sul capo, mentre la mascella è scoperta dal trappeggio e mostra i pochi denti che gli sono rimasti. Le pantofole, a differenza della concept art originale, sono bianche anziché azzurre. Bene, anche per oggi questo episodio di Crash Bandicoot Files finisce qui. Come sempre, vi invito ad iscrivervi alla nuova pagina Facebook Crash Bandicoot Zone, la pagina italiana, sulla pagina Instagram Crash Bandicoot Zone e di seguire i siti ufficiali crashbandicootzone.it e crashzone.forumcommunity.net. Vi aspetterà una community vastissima, sempre pronta a parlare non soltanto di Crash e di Spyro, ma anche di altri videogiochi, di attualità, di film e serie TV. Quando vorrete iscrivervi, vi basterà registrarvi tramite Facebook o tramite Google e sarete pronti a parlare in una delle community italiane più vaste sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo anche un canale Telegram. Vi basterà cercare nel motore di ricerca di Telegram Crash Bandicoot Zone e troverete due canali, il canale News ed il canale Gruppo. Vi ringrazio sentitamente per aver visto questo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!